conservatorismo, l'immobilismo, la retorica e la pigrizia di cui è malata la politica del nostro paese, ma noi abbiamo contribuito a un lungo periodo di stabilità, assumendo anche responsabilità di primo piano. Con il nostro concorso l'Italia è uscita da una crisi di stagnazione profonda e di sfiducia. Nel 1987 il prodotto interno lordo italiano ha superato quello inglese. Siamo diventati la quinta potenza industriale nel mondo dopo Stati Uniti, Giappone, Germania e Francia, guadagnando posizioni su posizioni nella scala dei valori e del prestigio internazionale. La medaglia che ricorderà questo congresso, in questa fabbrica piena di ricordi e di valori della tradizione socialista, operaia e democratica, l'abbiamo dedicata a Sandro Pertini e ne riporta la sua immagine. A Sandro Pertini dedicheremo la vittoria socialista del prossimo giugno. Sono perso 1-0. 1097 voti, segretario, di cui 1067 validi, eletto con 995 voti, cioè pari al 92,3%. Quella che si dice una maggioranza bulgara. Appunto. A proposito di bulgari, chi c'era dei loro? Non gli era proprio nessuno. Ma forse non li hai riconosciuti. Ma lo sai che i comunisti italiani sono come i Ravanelli, rossi di fuori ma bianchi e gustosi dentro. Bella questa. Andate avanti, vi raggiungo subito. Bell'amico, finalmente ti si vede. Hai mangiato? Vieni a pranzo con noi. No, vorrei parlarti da solo. Dimmi. Entrano nel mio ufficio. Di notte, ma non sono ladri. Aprono i cassetti, frugano nei registri, cercano prove. Quali prove? Bisogna fare qualcosa. Cosa? Tutto il contrario di quello che hai detto qui. Tu il mio discorso non l'hai sentito. Abbastanza per capire che tieni ancora gli occhi chiusi. E se cerchi di aprirli, chi ti sta vicino te li copre subito con una benda. La Chiesa ha ricevuto soldi per secoli e nessuno si è mai sognato di condannarla. Noi non siamo la Chiesa. Siamo i cani che ci sono entrati. E con i cani si usa il bastone. Ma che cos'è che ti spaventa? Mi scrivi una lettera al giorno, vedi pericoli dappertutto, minacce. Non ti piace la tua nuova vita comoda? Ma mia vita non è comoda. Allora è il caso che ti prendi una vacanza, parti con tua moglie. Non una donna così intelligente. Se n'è andata il mese scorso. Mi dispiace, molto. È brutto restare solo. Non sono solo, c'è mio figlio. Sarà grande ormai. Cosa fa? Studia? Giurisprudenza. E non sei contento?
Di questo dovresti scrivermi, non delle tue paranoie, delle tue angosce. Dei fatti miei, quelli non hanno importanza. Parliamo del partito. Se continua così c'è il rischio che non ti sopravviva. Fa male dormire in un letto freddo. Hai vissuto per 20 anni con una bella donna, in una bella casa. E è questo che non si sopravvive. Misuri sempre le cose con il metro sbagliato. Parli dei massimi sistemi invece di occuparti dei problemi di casa tua. Non lo vedi che tutto ci sta crollando addosso? Questi qua che ti battono le mani sono approfittatori. Sono quelli che salgono sul carro del vincitore. Perché non sei salito sul palco a dirle queste cose? Io non parlerò mai. Saranno altri a farlo, tanti altri. E che cosa avranno da dire secondo te? Te lo lascio immaginare. Che sei venuto a fare qua? L'anima bella. L'angelo salvatore, no? Io lo so chi sei. Sei un ometto che mette le mani avanti. Sono le mie dimissioni. Non è a me che le devi dare. Sei tu che mi hai messo là. Sta attento a quello che fai. Mi stai minacciando. Va a casa, Vincenzo. Riposati. I soldi dovresti averceli, mi pare. Andiamo? Andiamo. قال له اسلام قال لي يا بابا شو بدنا نعمل؟
Quando avremo attraversato il fiume. Quanto ci vuole ancora per il campo? Oh, 2 ore al massimo, se riusciamo. Era legato a questo carro. L'avete sciolto voi? Sì. Oh. Oh. Lascialo, vigliacco! Fermati, collo, ti uccido! Te lo dicevo che sei troppo delicato. Mi smuovevo. عايشك سيد الرئيس يعيشك سيد الرئيس سيد داخلي عايشك مختار سيد الرئيس سير البريزيدون رونتري لا ميزون سيل فوبلي جو ريست ايسي سي دونجورو مسيو البريزيدون موا جو ريست ايسي يعيشك فما اختار ادخل الدار توا سيد الرئيس بابا انتر ان كازا فير فور انتر ان كازا تو انتر ان كازا تو فرانشيسكو جو فرانشيسكو corri subito dentro non lo vedi che succede vieni mamma guarda Approche le. Eh ouais, t'es qui? Ho creduto un uomo che una volta era un gigante, ma adesso somiglia molto di più ai nani di cui si circonda, quelli che ogni minuto gli danno ragione, l'unica cosa a cui tiene. Davvero non sapevi che il morbo era diventato un'epidemia? C'era un prezzo per tutto e tutti lo chiedevano. Ti serve il permesso? Paga. Vuoi l'appalto? Paga. Ti ritardano la pensione? Paga. Lo so, tu mi risponderai, appunto, lo facevano tutti. E noi, proprio per questo, non eravamo più ricattabili degli altri. Ti sbagliavi. I nostri avversari lo preparavano da tempo, questo piano.
per eliminarci. Ma tu non pensavi che a scolpirti il tuo monumento? E non vedevi che tutti quei topi, quelli che ti tenevi accanto, ti stavano mangiando il piedistallo? Io non credo che tu abbia rubato. Per farlo bisogna essere cinici e tu non lo sei. Tu sei solo una vittima di te stesso, del tuo orgoglio e di un'arroganza smisurata. L'acqua della piscina si è portata via molte parole. Sono rimaste ripugnalate. Davvero pensava questo di me, tuo padre? Il mio fidato Vincenzo? Non l'ho mai aperta questa lettera. Dovevo solo recapitarla. Di persona. E perché? Mi disse. Devi guardarlo in faccia mentre la legge. E poi raccontarmelo. Adesso è tardi. Ci hai messo troppo tempo. Ma te la racconto io. Una bella storia. Te lo racconto io, chi era tuo padre. Avremo tanto tempo, perché da oggi tu vivrai qua, in casa mia. Sempre meglio che marcire in una cella tunisina. Non ti pare? Ma non era più semplice se telefonava come fanno tutti? Almeno non si sarebbe ridotto in quella maniera. Ma se lo colpivano, i soldati? Lo facevano secco. Se la sarebbe cercata? Porta il caffè al nonno. Che pagliacciata. Generale. Comandante, caffè. Oh, ottimo e abbondante. Allora, che notizie mi porta? È pronto ad affrontare la giornata? È pronto? Cosa dicono i medici? Perché non mi ricordo di te? Non lo seguivo mai, mio padre. Dove eri quando è morto? A casa di un amico. L'ho saputo dalla televisione. Siete comme ça depuis longtemps, c'est pas la peine de se préoccuper. Ne vous mettez pas en tête de m'amputer, hein. Désolé, monsieur le président, mais vous risquez la gangrène. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous sauver la vie. Je m'en vais. Lâche-moi, Stéphane. Lâche-moi, Stéphane, ho detto. Papà, stai calmo. La gamba si può salvare. Professeur, ça fait combien de temps que vous êtes chirurgien? 40 ans? Oui. Donc vous avez déjà soulevé les jambes à plusieurs personnes. Oui, des gens hommes ou pas un président. Oh, je ne suis plus un président. Fallait entrare. Fallait entrare. Hein? Lo devono vedere tutti. Questa gamba. Dicono che in Tunisia mi diverto. Ecco come mi diverto. Fai entrare i fotografi, ho detto! Cazzo! Non c'è nessun fotografo.
Parfait, monsieur. S'il vous plaît, ne le fatigue pas. Merci. Avvicinati. Siediti. Hai visto come mi sono ridotta? Andrà tutto bene. Guarirà. Il tempo è scaduto. Non dica così. Hai mai visto tuo padre soffrire? Tante volte. Era un uomo sensibile. No, molto di più. Tra tanti mascalzoni tuo padre era la mosca bianca. Il compagno tutto casa e partito. Il dirigente senza macchia. Una sanguisuga. Che ha campato come tanti dei miei favori. Aveva un amante. No, non lo so. Di solito c'è sempre di mezzo, no? Una donna, una che ti fa credere che scoppi come un dio. E allora ti monti la testa. Negli ultimi tempi tuo padre giocava a fare giudice, si ergeva inquisitore. Lui. Un politico deve vedere le cose dall'alto, deve sapere che i peccati veniali vanno ignorati perché c'è un fine ultimo. Più importante, al quale obbedire. Ma questo un Vincenzo qualsiasi non lo può capire. Si è buttato dalla finestra, credendo di espiare le colpe degli altri. Ma è servito a qualcosa? Io quelle colpe le pago da vivo. Tutti i giorni. In quella lettera le campane a morto suonano solo per lui. Ho sonno. Garibaldi fu ferito ad una gamba, Garibaldi che comanda i suoi soldati, paparapà. Garibaldi aveva un socio, si chiamava Nino Bixio. Venne giù da Busto Arsizio e nei mille si arruolò. Se no a Calatafimi incontrarono i francesi che rimasero sorpresi dal furor degli Isolan. Garibaldi amava Anita, che era la sua preferita, ma l'amore durò poco perché Anita poi morì.
Paparapà. Generale. Mi dice se la gamba è ancora attaccata? Sì. Ah, bene, grazie, generale. Allora, che notizie mi porta? Sono sbarcati? Sì. E dove? Forse a Marsala? È lì che sono sbarcati. E quanti erano? Tre, così pochi. Di più. 12. Ancora di più. 30. Ancora di più. 40. Guarda, devi salire, erano tanti, sai. 50. Ancora, ti do un indizio, sono più di 100. Più di 100, ma tanto di più. 180. Ancora. 300. Dai che ci stai arrivando. 1000. 1000, bravo, erano 1000. Bravo. Pronto. Chi le ha dato il mio numero? Scrivono accetta la candidatura. Come starebbe a dire? Accetta. Siete voi che lo candidate. Voi. Un giudice. Uno che vi poteva inquisire e non l'ha fatto. Che cos'è? Un ringraziamento. O fa parte dell'accordo. Il peggiore poi, il peggiore si sono scelti. Uno che diceva che la malattia me l'ero inventata per scampare il tribunale. Roba che per poco non mi tagliavano una gamba. Un Parlamento sotto scacco, chi le fa le leggi adesso? Il popolo o le procure? Ma è questa la vostra rivoluzione, beh, ve la potete tenere. È falsa. È falsa. È falsa come i suoi eroi. Come i suoi eroi. E quel ragazzo, Fausto, dov'è? Non lo so. Fallo venire qua. In casa non c'è. Ti avevo chiesto di stargli dietro. Non puoi fare niente per lui. Bonjour. Français? Dutch? Ah, italiano. Moglia? Fidanzata. Tutto bello per la donna bella. Orecchini, bracciali. Ah, collane berbere fatte a mano. Spilla d'argento. Tante altre cose. Faccio prezzo buono. Corallo rosso, corallo rosa, corallo blu. Nhab nishri fab. Continueremo a darci la caccia fino a che non saremo morti. Non mi importa. Purché ci troviamo insieme. E se pensi a qualcun altro, rinunciaci. Tu vuoi bene solo per me. Tu sei fatto del mio stesso stampo. Siamo cattivi, tu ed io. Per questo andremo d'accordo. Aveva trovato l'aereo? Dov'è? Sono io che comando, ricordatelo. Me ne sono accorto. Dov'è il denaro? Di sopra. Prendi un paio di valigie per portarlo via. Mettici anche qualcosa per me. Già fatto. Con l'affascinante discesa delle nostre spintarelle,
madrine e castigatrici allo stesso tempo dei nostri concorrenti. Sei stato più bravo a scavalcare stavolta. Non ho scavalcato. Mi hanno riconosciuto alla porta, come uno di casa. Tu sei uno di casa. Vieni. Hai mangiato? Non ho fame. Io sì. Voglio un piatto di pasta. Però me lo devi fare tu perché io non sono capace. È un segreto. Per me la pasta è veleno. Io poi lavo i piatti. Così ci sbarazziamo delle prove. Tutti seduti ai nostri posti, nel consiglio d'amministrazione, s'apre la porta ed entra lui, tuo padre. Rimane fermo, non osa fare un passo. Tutti lo guardano, si preoccupano, hanno ragione, perché pensano a uno sciopero improvviso, addirittura a un incidente. Io gli sorrido e gli faccio cenno di sedersi al tavolo. L'ho fatto sedere nella sedia vicino alla mia, lo presento e allora lì tutti si mettono a ridere. Non solo Vincenzo non si era messo la cravatta, ma non si era nemmeno tolto la tuta. Era rimasto vestito da operaio. Era meglio se rimaneva operaio. Non sarebbe diventato, come l'ha definito, una sanguisuga. Mai detto niente del genere. Ne ha parlato come di un ladro, un profittatore. E quando è che avrei detto queste belle parole? In ospedale, l'altro giorno. Non ci devo mettere più piede là dentro, io. Mi drogano. Ma tu lo sai che io non le penso, queste cose, eh? Altrimenti non saresti tornato. C'era un'auto davanti a casa. Ci spiavano. Papà non usciva più. Stava sempre davanti al telegiornale, con la valigia pronta. Gli dava fastidio l'idea di fare la valigia davanti ai carabinieri. Vieni con me. Vieni. Lo riconosci? Che ti dicevo? La tuta non se la levava mai. Il giorno dell'arresto avvisavano la stampa per sbatterti in prima pagina. Colpevole prima del giudizio. E poi gli interrogatori. Volevano conferme di cose che già sapevano. I soldi che loro chiamavano dazioni. E i nomi. Anzi uno, il mio. Se lo facevi uscivi subito. Altrimenti tornavi in carcere. Anche mio padre è stato interrogato. Lo so. Ed è uscito subito. Lui il mio nome non l'ha fatto. Non lo conoscevo troppo bene. Cosa c'è in quello zaino che ti porti sempre dietro? Vuole controllare? Non sono un questurino. Il termine popolo indica la comunione di intenti che anima una comunità. Nell'idea di popolo c'è una coscienza universale, sovrannaturale, quasi. È troppo veloce. Ma ormai popolo non è più in uso.
Al suo posto la parola gente. L'appello è alla gente, si parla in nome della gente, si va incontro alla gente. È un termine, questo gente, che allude a individui anonimi, senza distinzione storica, di classe. Perché non mi hai detto che era tornato? Ti attacchi sempre agli spostati. È solo uno che ha sofferto. Ed è anche intelligente. L'hai detto di tanti, che ti hanno voltato le spalle. Ma l'intelligenza è un'arma a doppio taglio. Ma la preferisco, che te ne fai della lealtà di uno stupido. Vado a prendere mamma. Portalo con te. Mi deve fare una commissione. Deve essere facile per te. Che cosa? Essere la figlia di tuo padre. Ne sono orgogliosa. Anche io, mio padre, l'ho sempre dovuto dividere col partito. Da noi c'era sempre un ospite a tavola. La politica. Pranzo e cena. Tuo padre era un compagno che ha dato la vita. E tu chi sei? L'unico che gli voleva bene. Era il tuo dovere. Mi dispiace che l'hai perduto. Ma qua cosa ci sei venuto a fare? Dovevo consegnare una lettera. Ma non prendermi in giro. Basta il modo come sei entrato in casa nostra. Come un criminale. Ti faccio paura? Scendi. Scendi! Mamma, buon Natale. I miei devoti omaggi, signora Scott, e buon Natale. Non abbiamo potuto regalartene uno di lusso. Hai visto la novità? Schermo grande ed è di facile. Vai a vedere fuori in giardino. È sufficiente girare questa manopola e avrete tutto ciò che volete, qui, davanti ai vostri occhi. Dramma, commedia, rivista musicale, cinegiornale. Atterrato qua, cioè in Italia. Dentro c'è un tipo cattivo, molto cattivo, pericoloso. Allora arrivano gli americani, perché lo vogliono prendere e ammazzare. Questi sono i Marines e dicono: o ci date il cattivo o spariamo. Però c'è mio nonno che comanda l'Italia e lui dice: guarda, anche quello non è cattivo, io non ve lo do. Perché questa è casa nostra. E manda i carabinieri, che sono questi. Dateci il cattivo, dicono gli americani. E mio nonno: mai! E allora gli americani si pisciano addosso e se ne vanno. E vinciamo la guerra. Spegni
Prendi quell'arnese! Non ti permettere! Sai perché mi piace questa spiaggia? Perché è sporca? Perché nei giorni limpidi si vede l'Italia. Mia moglie sembra che c'è nata qua. Ogni tanto le dico, perché non te ne vai? Vai a Milano, vedi la tua famiglia, le amiche, ti distrai. Distrarmi mi fai, e da che? Io e lei siamo stati lontani per anni. Solo qui sono di nuovo suo marito. Lei gioca ad accudirmi, ma non è capace. Per fortuna. Anita è un'altra cosa. E ogni volta che la guardo sento il male che mi fanno, perché quel male arriva prima a lei. E non si rassegna. E suo figlio? Lo so quello che si è messo in testa di fare. Dice l'eredità politica, io non gli lascio un'eredità. Semmai è una maledizione. Mi preoccupa. Come quel bambino là, è fragile, insicuro, e non so se avrò il tempo di aiutarlo. Per ora l'ho promosso generale. Siedi, siedi, dottor Akbar. Shukran, hai fame? Ora vorrà dire che mangerò anche la tua parte. Loro non mangiano? Chi? Sua moglie e sua figlia. Fanno le schizzinose. Peggio per loro. Scusami, perché la sabbia mi fa fatica. Senti che profumo, senti. Generale. Comandante. È pronto il rancio? Non lo so. Vai a controllare. Corri, 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 corri. Deve perdere un po' di peso. Io l'ho scoperto quel giorno, il giorno che abbiamo vinto il congresso, che ero malato. Il momento più bello della mia vita politica. I compagni festeggiavano, mi applaudivano, io avevo sete. È troppa sete. Più bevevo, più avevo sete. Mi dicono, è un fatto ereditario, che non si cura. E te lo tieni fino alla fine, come la vita. Perché ti sei fermato? Continua. Continua! Che schizzo un dia all'ospedale? Samani, Sidi. E non sono pas ma pas di essere entré. Je leur parlais, aujourd'hui même. Ta femme doit être hospitalisée et ils doivent la soigner. Si sei balina, belle, fais ça, ti ouvres, ma gadi, ti ouvres, ti ouvres, ma gadi. E tu, e. Cosa cazzo stai facendo? Levati dai coglioni. Aspettami fuori, dai. Je suis désolé. Je vais parler avec quelqu'un d'important. Même avec le ministre, s'il le faut. Je m'engage personnellement. Ne vous donnez pas cette peine, monsieur. C'est la volonté d'Allah. Et si chez nous, les pauvres meurent avant. Mais on va faire tout ce qui est possible pour que Allah patiente encore. Charles. Hein? Charles. Allez, bon courage. Zlema.
Ciao. Se trovi qualcuno che ha bisogno lo devi aiutare. Ma non se fai politica. Non capisco. Se fai politica devi aiutare tutti. C'era tanta miseria anche a Milano, sai. Durante la guerra io facevo il chierichetto. Andavo in giro con un prete che dava l'estrema unzione. Io, il primo morto che ho visto era come me, un bambino. Pensavo avrà ammazzato una bomba. Era la fame. Quella che tu non hai conosciuto perché prima di te c'è stato tuo padre. E non l'ho consentito. Dai, ti porto in un posto dove mi sento a casa. È pieno di gente che mi vuole bene. Là ci puoi girare un film intero se vuoi. Ma dov'è la sua scorta? Al solito, in qualche bettola. Ma lo possono fare? Sono io che glielo ordino. Per non averli tutto il giorno tra le palle. عصام سايب الرئيس هذا ما حضرتك انت يا ظلمة يا ظلمة مش راوح بيت الشباب الدار شكرا عزلت فرشك شكرا Quando era di buon umore, tuo padre faceva le imitazioni. Era bravissimo. A me mi rifaceva uguale. Non ne dubito. Ma faceva tutti, Faceva il democristiano, l'irpino. Anche con le nostre differenze in termini politici, il nostro impegno deve essere sempre strumento. Del Parlamento. Che risa. Grazie. Hai visto? Che vogliono questi? Sono turisti. Secondo me è lui, eh? È lui, ma sì. È qua al mare, se la spassa. È proprio lui, no? Ma qua è papà. Un ladro, il ladro più fiduso che abbiamo avuto. Ma perché che si arrubò? Si arrubò l'Italia. Dove l'hai messo il tesoro? Sì, dire da me. Di quale tesoro parla lei? I nostri soldi, quelli che ci hai rubato. Non li ho rubati, me li avete tirati addosso. Erano monetine che io ho raccolto da terra uno ad una, poi le ho versate in un paradiso fiscale. Ecco il mio tesoro, monetine. Basta! Siete venuti apposta. Siete venuti apposta qui a casa mia per portarlo. Sei un ladro. Casa mia è aperta per tutti quanti voi. Potete scavare nel giardino per cercarlo il mio tesoro, alzare i letti. Dove le avete trovate? Quelle monetine. Nei salvadanai dei bambini. Siete entrati nelle sagrestie a rompere le cassette delle elemosine. Avete aggredito i mendicanti. Torniamo a casa. Piove. No, è una bella giornata. Allora perché mi sento così male? Che cosa ti senti? Tuo fratello deve fare un altro figlio. Ha appena avuto il primo. Non basta uno. Aiutami a convincerlo, se glielo dico io è peggio. Bisogna fare almeno due figli. Perché se te ne muore uno, almeno hai l'altro.
Restare senza figli è la cosa più atroce. Taglia. Taglia, taglia. Così poi ti do 1000 lire come quando eri bambina. Giura, ti da stare. Storia italiana, Parlamento, Giù, un po' lì. Tu da una parte gira, di tutto. Forse di credibilità, da parte dell'elettorato. Cento giorni, cento ore, o forse 100 minuti mi darai una vita, 100 vite, la mia vita in cambio avrai. È il figlio di Vincenzo Sartori, quello là. Ma non l'avevano ricoverato. Ricoverato dove? Ci fa a casa nostra. Domandalo a lui, vi conoscete, no? Un paio di mesi al liceo. Poi da un giorno all'altro è sparito. Francesco, avete visto che avevano fatto generale Francesco? Chi ti ha fatto generale? Il nonno. Tu ti ricordi la prima sera a casa vostra quando l'ho conosciuto? L'ho odiato subito e te l'ho anche detto, perché io non ho peli sulla lingua e sono molto sincera. E poi mi sono chiesta, ma tu come hai fatto per sposare un uomo così, che non rispetta le donne e li usa? E poi ho cambiato idea, lo sai? Lo so, cara, lo so talmente bene che abbiamo anche rischiato di non essere più amiche io e te. Però poi il tempo è la migliore delle medicine, no? E adesso siamo tutte qui a festeggiare la Pasqua come sorelle. Papà come sta? Cosa dicono i medici? Devono mettergli un bypass, ma col diabete l'operazione è molto rischiosa. Peggio ancora in Tunisia. E lui lo sa? Gli hanno detto in tutte le maniere. Immagina come l'ha presa. Se l'immagini, perché non ti dai da fare? Sei sempre la stessa. Pensi che io sia distante perché non lo sopporto. Io faccio solo quello che tu non sai fare. Ma sì? Allora perché in Italia non sta succedendo niente? Qualcosa comincia a muoversi, ma ci vuole tempo. È normale. Detto in politichese, papà deve morire. Sarebbe la soluzione perfetta, che toglie tutti dall'imbarazzo. Ma stavolta non l'avranno vinta. E mentre tu sei qui che fai la figlia amorosa, io sto combattendo per lui. Ci mancherebbe altro, si tratta di tuo padre. Perché non mi parla? Ma lo sai com'è fatto? È il suo modo per dirti quanto gli manchi. A Khartoum, le Nil Blanc confond ses eaux avec celles du Nil Bleu. Quindi a Khartoum il Nilo bianco mescola le sue acque Santi con quelle del Nilo Blu. Il mio pranzo non ce n'è. Sulle panchine in piazza grande. Quindi c'è la figura qua. Quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba e ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so,
sbagliati e no, a modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quello che sono l'ho voluto. Oggi possiamo fare un'eccezione. Non tutta, però. Sembra quasi una Pasqua normale. Sua figlia se ne va per colpa mia. No, anzi, meno male che ci sei. Lei ha bisogno di distrarsi. Le iniezioni le sai fare tu? Eh? Dai qua. Sempre con lo zaino, sempre. Un bersagliere sempre. I denari per la politica sono come le armi per la guerra. Non fai politica se non hai soldi per pagare anche una piccola cosa come l'affitto della sezione di quartiere. Poi ci sono le campagne elettorali, i congressi, i giornali in cui esponi le tue idee. Mi spiace deludere qualcuno, ma la democrazia ha un costo. La democrazia ha un costo, ma gli apparati faraonici non li capisce nessuno. Anche la porchetta costa. Il cantante in piazza costa. La rifa costa. Tutti quanti facevano così in tutte le piazze d'Italia. La legge sul finanziamento ai partiti è stata violata da tutti, però, da tutti i partiti. Per questo la soluzione la doveva trovare il Parlamento, doveva essere una soluzione politica, non giudiziaria. Ma le violazioni sono reati? Il maggior partito d'opposizione non è stato toccato. Ne deduco che non era giustizia, ma qualcosa di molto diverso. Oscuro e manipolatorio. Non si fa giustizia abusando del proprio potere, minacciando il carcere per ottenere nomi, confessioni, chiamate in correità. E alla procura di Milano c'era anche uno che faceva lo spiritoso e diceva: non li carceriamo per farli parlare, ma se parlano, li scarceriamo. Lei è stato condannato in via definitiva?
due volte. L'ultima, poche settimane fa, in contumacia. Al solito, sulla base di testimonianze ottenute, si è visto come. E di un pregiudizio. Non poteva non sapere. Che vale solo per me. Ma non finirà. Non finirà. Perché non si presenta in tribunale? Ma io non ci vado da uno che dice se questo non parla chiudo la cella e faccio fondere la chiave. L'ha detto. Non sono io che me lo invento, era sui giornali. L'ha detto. Tagliala questa. No, tagliala. Taglia. Spegni, spegni. Com'era? Buona. Shukran. Io pensavo che prima o poi avreste fatto amicizia. Chi? Tu e la mia guardiana. Anita. Non sai che cosa farebbe se mi vedesse adesso. Lei pensa che si debbano aggiungere anni alla vita. Ma io dico che bisogna aggiungere vita agli anni. Vuoi provare? No, grazie. Nei dolci arabi c'è tutto il profumo di qua. Questi qua sono i miei preferiti. Infatti li tengo per ultimi. Fatto storie? Non si è nemmeno svegliato. Che bravo ragazzo. Pensa che una volta che ho tentato di fargliela io, ha urlato come una belva. Dai, siediti qua vicino a me che parliamo un po'. Sono un po' stanco. C'è una domanda che voglio farti da tanto tempo. Che fine ha fatto tua madre? Dispersa. L'ultima cartolina me l'ha mandata dal Laos. Dal Laos? Che ci faceva nel Laos? Quello che ha sempre fatto. L'avventuriera. Sai che mi fa piacere averti qui a casa mia? Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Ha fatto la seconda guerra mondiale ma è ancora qua, da non credere. C'erano dei soldati inglesi qua dentro, i tedeschi devono averli inseguiti per chilometri, poi deve essere successo qualcosa, hanno finito il carburante, magari si sono arresi. I comunisti mandavano i carri armati nelle piazze per ristabilire l'ordine, lo sai perché? È perché un carro armato non ha faccia umana, e con la pistola è diverso, la faccia ce la devi mettere per forza. Tu saresti capace di sparare a qualcuno guardandolo in faccia? È nello zaino, vero? Che cosa? La pistola. Lo so che ce l'hai. È a causa di tuo padre. Vero? Vuoi punirmi?
per qualcosa che io non ho fatto. È un po' che ti prepari. Li vedi quelli? Prendi la pistola, me la punti contro. Loro ti scaricano addosso i loro mitra, però appena fanno fuoco io ti afferro e ce ne andiamo via insieme, io e te, che dici? Oppure no, ti propongo il delitto perfetto. Accendi la telecamera, io ti dirò cose, solo a te, cose che nessuno sa, neanche immagina. La mia verità. Puoi farne l'uso che vuoi, ti autorizzo. Così. Non te ne vai via a mani vuote. Com'è la luce qua? Vieni. Vieni qui, accendi la telecamera, forza. Va bene qui. Sono pronto. Monsieur le Président, ça va? Oui, merci, ça va, ça va. Où est le jeune homme? À quelque part, je ne sais pas. Là où il est, là où je vais aller. Il y a le couloir sur place. C'est là. Ti ricordi che figura abbiamo fatto? Quando? Quando siamo andati a Londra dalla regina. Ti ricordi? Poco e niente. Ci ripensavo ieri, ancora viene da ridere. Io le figuracce della regina non me ne ricordo. Me ne avevano dette tante su sua maestà, su etichetta. E io non sapevo neanche una parola d'inglese. Ma cosa c'entra? Neanche io. Infatti la figuraccia l'abbiamo fatta insieme. No, no, c'erano gli interpreti. Sì, ma io mi ero messa in testa che dovevo farlo da sola, quindi avevo preparato tutto un discorso, provato, riprovato con l'insegnante madrelingua. Alla fine ero perfetta, perfetta. E allora? Non ti ricordi? No. Tutto quel discorso, parola per parola. Alla fine l'ho detto in francese. Hai fatto bene. Hai sistemato la perfida Albione. Ah,
Scusa se ti disturbo. Che ci fai tu qua? Aiutami ad incontrarlo. Una volta sola. Magari l'ultima. L'ultima c'è già stata. Non voglio la guerra. Non con te. Ti dice lui che non mi vuole parlare. Eh? Perché io chiamo e ogni volta mi risponde una voce diversa. Oppure sei tu che fai finta di non riconoscere. Mi dice il presidente fuori. Ma che bugia è? Almeno inventatene un'altra. Hai fatto male a venire qua. E io ci resto. Fino a quando non me lo fai incontrare. Posso rimanerci mesi, anni. Io da qua non mi muovo. Anita. Sono vecchie queste. Le butto. Lascia stare, per favore. Che ci fanno qua? Tua madre. Lei sa che mi è contento di poco. Quelle come lei oggi sono tornate di moda. Le intervistano. Le invitano in televisione. E tutte parlano. Ma lei non l'ha mai fatto, neanche quando le conveniva. Chi ti dice che oggi non le convenga? Tu parli così perché sei cattiva. Da qualcuno avrò preso. Cosa ci trovavi? È stata una parte della mia vita. Io penso ancora a lei. Più sono solo, più penso a lei. Sarà l'ultima cosa che vedrò prima di chiudere gli occhi. Torniamo indietro. Ormai siamo qua. Sei bellissimo. Me l'ha regalata lei questa camicia. Te l'ho messa apposta. Prenditi il tempo che vuoi. Io mi faccio un giro. Thank you.
a incontrarti fra cent'anni. Rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, allo sveglio per guardarti nella luce del mattino. Oui. Sei chi? Questo amore. Sono io. Speravo più. So quanto ti è stato difficile venire qui. Molto più che a me, che ho scavalcato il mare. La stanza è brutta, vabbè. Però c'è il letto grande. Dormi con me stanotte. Come hai saputo che ero qua? Mia figlia. Chissà che ti avrà raccontato. Mi odia. È stata lei a portarmi qua. Non ci credo. E perché lo ha fatto? Questo vorrei saperlo anch'io. Fa caldo. Mi sei mancato. Hai fatto la barba da poco. Ma stai bene. Non è come dicono in televisione. Anche per questo sono venuta a venire, sai, perché mi ero spaventata. Ma non parliamo di cose tristi, dai, adesso. Adesso sei qua con me. Come ti ricordavo. Certo, forse un po' più magro. Fatti vedere. Devo andare, scusami. Scusami. Ma perché? Ho detto qualcosa di male. Basta poco. La metà del bene che ti voglio io. Te ne sei andato da un giorno a un altro e pensato a te, alla tua famiglia, era giusto. Ma io... Tu eri in buone mani. Ma non così buone. È stata dura anche per me. Ma adesso passa tutto. Ti devo dire tante cose. Per ricordarmele tutte me le sono scritte su un foglio. Dopo ne parliamo, ma adesso... Adesso sdraiati. Sdraiati che sarai stanco. Vieni. Vieni qui. Dai. Nessuno ti può capire come ti capisco io. Lei ritiene che soltanto un mandato internazionale possa consentire all'ONU, nel caso le trattative andassero male, di intervenire, di fare un'azione di forza, direi, definitiva? Sì, guardi, io non credo che si arriverà a una soluzione così drammatica, così angosciante. Credo che a questo punto i raid abbiano portato la Serbia ad un risultato per cui Milosevic non potrà resistere ulteriormente. Credo che se anche l'azione diplomatica che è oggi in corso o nei prossimi giorni non dovesse concludersi immediatamente, non c'è per Milosevic una via di uscita diversa dalla resa. Quindi l'invio di truppe di terra con tutto ciò che questo comporta mi sembra un'ipotesi molto lontana.
Se dovesse accadere e dovesse evidenziarsi una necessità di questo genere, non credo che possa accadere fuori da una risoluzione delle Nazioni Unite a cui naturalmente il governo italiano dovrebbe adeguarsi. In quel caso sorgerà un problema, perché sappiamo bene che tre dei partiti che compongono l'attuale maggioranza sono assolutamente contrari a questa soluzione, e quindi in quel momento io credo che il governo italiano dovrà... Guarda tu chi si rivede. Ma non eri morto? Amico mio, di prostata non si muore più. Piuttosto, tu come stai? Come ti trattano in questa nuova patria? Abdullah, come si dice da queste parti. Abdullah. Abdullah vuol dire tutto bene. Vieni. Abdullah. Varca la soglia del mio palazzo. Una bella casa, ma niente di che. Non c'è neanche il mare. E la reggia? Dov'è? Dove la tieni nascosta? E anche la salute ti nascondo. Tu invece stai bene. Sembri più giovane di 5 anni fa. È la Tunisia che ti fa star male. Cambia posto, viaggia. Ce l'hai ancora il passaporto? Come no, ne ho diversi. Nella foto in una c'ho la parrucca, nell'altra la barba finta. Iba. No, la pasta anche a me, la pasta, ho chiesto la pasta, vai in cucina, chiedi la pasta, se ti fanno storie gli dici che è per il nostro ospite, che ha tanta fame, è sempre stato ingordo, di tutto, non è vero? È vero, nessuno mi conosce meglio di te. Nel mio partito erano tutti gelosi della nostra intesa, avversari, mai nemici, come sono abituato io. Un po' meno tu. Che fai, ricominci? Guarda che ti sbatto fuori a calci, sai, con tutto il rispetto dovuto all'anzianità. Scostumato come sempre, superbo, arrogante, cafone. Tutto quello che non deve essere un politico, e tu sei un politico, un grande politico, però ti scavi la fossa da solo. La predica, mi mancava la predica, adesso posso morire in pace. No, tu devi campare 100 anni, resta inteso che io ti seguo, non ti precedo, anzi porto a spalla la tua bara, anche se pesa assai. Vabbè. Allora, che sei venuto a fare qua? Niente. Voi siete sempre stati maestri dei giri di parole. Dico e non dico. L'hai inventato tu, il parlare oscuro. Né bugia né verità. Solo fumo venduto bene. Il fumo ti entra negli occhi, ti acceca. Insomma, che vuoi? Io? Niente. Un attestato d'amicizia e basta. Capisco che tu non ci sei più abituato. Le prime parole chiare. Peccato che non ci creda. E ti sbagli, come sempre. Che mi rispondi se ti dico che voglio iscrivermi al tuo partito? Che arrivi tardi. Il partito non esiste più. Altro errore, il più grave. Il partito si sta squagliando perché tu ti incaponisci a restare qua, da dove non ti puoi difendere. Ma se non faccio altro? No, il problema è diverso. Quando io non ci sarò più, chi mi difenderà? Certe volte devi chinarti per poi poter drizzare meglio la schiena. Tu sai che a me piacciono i cavalli. Vado alle corse, scommetto, ma nessuno si accorge se sono eccitato o nervoso. Se vinco o perdo,
sono sempre calmo, impassibile. Vedi che io il vizio del gioco non ce l'ho. Non è un vizio. Se fosse un vizio, tu ce l'avresti. Ma non la mangi la pasta, si fredda. No, oh, tu? Non la mangi davvero? No, è fredda adesso. No, non è fredda, lascia stare. In altri tempi questo si sarebbe chiamato un rimpasto. La vuoi assaggiare davvero? Dai, prendi un po'. Prendi. Il famoso magna magna. Magari da qui non te ne rendi conto, ma in Italia le cose stanno cambiando, il peggio alle spalle. Alle spalle di chi? Ai giudici non conviene più fare i duri. Nelle tue condizioni gli arresti domiciliari sono scontati. Bisogna solo far passare un po' di tempo. Danna scurtà. Manna scurdà. E perché? Non ti conviene rientrare in politica. No, dalla politica sei uscito tu. Tu e tutti gli altri. Quando avete chinato la testa. Dovevamo fare come te? Andare tutti in esilio? Siete stati voi a dargli ragione. Tutti zitti, tutti zitti. Un po' di ragione ce l'avevano. I reati c'erano, i soldi li prendevamo. Per la politica? Sì, ma qualcosa ci restava attaccato alle dita. Tu ti sei precipitato a raccontargli anche questo. Lo sapevano già, volevano solo che glielo dicessi io. E io li ho accontentati. Ho parlato per giorni, per mesi, e loro segnavano tutto. Chi pagava, chi prendeva. Certi nomi me li hanno fatti loro, io non li conoscevo. Ma mi dite che sono ladri? Va bene, confermo. Ci andavo pure con la febbre. E alla fine mi hanno detto grazie. A me non mi hanno trattato con tutto questo riguardo. I soldi pubblici. Una volta mi hanno detto che i soldi sono come l'acqua. Tu getti un secchio d'acqua per terra e dopo un poco è sparita, non si sa dove è andato. Perché non hai capito queste cose? Cerchi il mio tesoro anche tu. Pensa al tuo. Finanziamenti illeciti, chi l'ha mai negati? Ma non tutto serviva per l'apparato. Quale apparato? Quell'esercito di puttane. Io ho dato soldi a gente che scappava dalle dittature. Peccato che non se ne è accorto nessuno. Un altro errore. Il nostro è un paese feroce, ma all'ultimo, alla fine, perdona. Ma non eri tu che dicevi che in politica solo i mediocri rispondono alle domande? Ah, sono belle frasi per i libri che si regalano a Natale. Io ho due condanne sulla testa, pesanti e ingiuste. Se torno, mi inginocchio di fronte a chi me le ha date. Se resto, continuo a pesare sulla sua coscienza. Secondo te cos'è meglio? Mi vogliono morta. Benissimo. Che paghino. Allora, che paghino. Anche loro.
Io vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali che cosa ci sarà dopo. Dopo la morte, voglio dire. È vero che Dio non c'è. Se c'è, sarò l'ultimo a saperlo. Tutto qua. Si fa vivo solo adesso per dire niente. Una paginetta di niente! Ma ti vuole aiutare? Parla a nome del governo. E tu gli sei stato anche dietro! Cretino. Sono signorato come gli altri, almeno non rispetterei. E d'altronde, sempre stato un essere spregevole. Ainsi, faisance cardiocirculatoire compliquée par une importante altération de la fonction hépatique. Mais ce que nous venons de découvrir, c'est la présence d'une masse tumorale localisée dans le rein droit. Il faut opérer d'urgence et procéder à l'ablation des reins. Mais le problème, c'est son cœur. Il pourrait ne pas tenir. Une intervention dans ces conditions, c'est très risqué, madame. C'est vraiment risqué. Io gli ho sempre dato fiducia. Loro mi hanno curato bene. Magari sono io a volte che ho disobbedito. Perché non fanno niente? Hanno paura. Ma davvero? Pure i chirurghi di Milano? Quando hanno visto la sala operatoria sono scappati. Le macchine cadono a pezzi. Allora vestiamoci e torniamocene a casa. Andiamo in Italia, papà. È tutto pronto. Abbiamo a disposizione un aereo. Nessuno ti tocca all'arrivo, me l'hanno assicurato. E tu ci credi? Pensi davvero che da manettano all'aeroporto? In sala operatoria? Se ci provano, si danno la zappa sui piedi. Ma non vogliono la tua morte. Non gli serve. Se non aspettano altro. Devo pisciare. Madame, venez.
fond de vous. C'è quel vestito nuovo a casa, un completo. Prendimi anche una camicia bianca. La cravatta lascia stare. Volevano mandare un'ambulanza, gli ho detto che non se ne parla. All'aeroporto ci sarà una macchina. Anonima, tipo questa. E da lì andiamo direttamente in ospedale. E finché non ti fanno i prelievi puoi bere solo acqua. Poi però un cappuccino, un cornetto, non te li nega nessuno. Mezzo cornetto e un caffè senza zucchero. Almeno rivedo Milano. Salam, fammi foto. Tfadal. Papà! Papà! Ce l'hanno fatta. Come è andata l'operazione? Lasci la direzione, la prego, dica qualcosa. Allora, come si passa l'operazione? Nessuno come si passa l'operazione, non scopriamo. E scriva su sorci. Possiamo comunicare che sta bene. Il figlio. Fatelo sapere a tutti.
Il caso C non è chiuso. Ma lui come si è aggiunto? Parto tranquilla. Non ti preoccupare. Tornato. Chi? Fausto. Io volevo molto bene a suo padre. Lo penso spesso. Stanotte ho fatto un sogno. Sono in Parlamento, ma non al mio posto, è quello che ho occupato per anni. Sono all'uscita, tra i commessi. Forse sono commesso anch'io, non lo so. Ai banchi del governo c'è qualcuno che parla, ma gli applausi lo interrompono, anzi, altro che applausi, sono boati, ovazioni, gli onorevoli tutti in piedi, l'emiciclo che quasi viene giù. Ed è allora che mi accorgo che il giudice è lui che parla. Allora con uno di quei salti che accadono solo nei sogni, lo raggiungo proprio là dove sta parlando, gli rubo la parola per dire cose su di lui, cose pesanti, che per me sono vere, ma non per l'aula, che infatti rimane in silenzio, quasi imbarazzata. E più io insisto, più rincaro la dose. Più il giudice ride, mi guarda e ride, tranquillo, mi ride in faccia. Fuori dal Parlamento c'è un dedalo di vie, stradine, angoli ciechi, io mi ci muovo bene, nel sogno invece mi perdo. Forse perché scappo. Non so dove andare, allora torno indietro. E come giro l'angolo, eccoli là, i deputati, i ministri, quelli dell'aula mi vengono incontro. C'è anche il giudice, io sono pronto, mi aggrediscono, penso. Non importa, aspetto. E invece quelli sorridono. Per primo il giudice che mi stringe la mano, bravo, mi fa. Le tue parole mi hanno aperto gli occhi. A tutti noi l'hanno aperte perché sono vere, dirette. Tutti quanti dovremmo fare come te, avere coraggio. Quale coraggio? Che coraggio c'è a parlare male degli altri? A spargere veleno. Questo lo fanno loro, io non le faccio queste cose. E se stavolta l'ho fatto, ho sbagliato.
Ho sbagliato. È un sogno, i sogni sono strani. Non prendere la pioggia. Hai bisogno di qualcosa? Un bicchiere d'acqua. Papà. Ci hai messo tanto a tornare. Ti stavo aspettando. Non so più da quanto tempo. Che hai fatto questa volta? Che hai fatto? Maleducato, manigoldo, malfattore, malvivente, maligno. Qualità? Nessuna. Maledetto.
beneficeria. Qui stiamo parlando di politica, una cosa nobile. Vuoi forse dire che per fare politica ci vogliono i coglioni? Ah, ce ne vogliono tanti. Devi riempire il Parlamento. Bingo! Il varietà. E se invece vuoi governare, dico governare? Boh, allora ci vuole quello che sta in mezzo. Ah, in mezzo a destra e a sinistra. Stai parlando del centro. E tu chiamalo centro. Io quello che sta in mezzo lo chiamo... No! Non essere volgare. Volgare io? Ma senti questo. Signori e signori, effigeria mia, qui abbiamo un vero presidente del Consiglio, anzi, il presidente di tutti i presidenti. Chi non lo conosce, e se lo conosci lo ami, e se lo ami è successo. Altrimenti devi lavorare. Bingo! Adesso scegli busta A o busta B. Ma non ci sarebbe una bustarella? Non ce n'è, se le sono prese tutte loro. Sì, perché un presidente che si rispetti è un leader, cioè volevo dire è un leader. Ma leader, ladder, tanto è uguale. E se leader un ladder? Fu, du, tri. Ruba lo Stato, ruba il partito, ruba il bambino la caramella, c'è rubata pure quella, c'è rubata pure quella. Ruba il suo padre, ruba il suo padre, ruba la figlia della sorella, rubata pure quella, la famiglia ruba, ciao. Fa che parlare di lei e di suo padre. Penso che la tragedia l'abbia toccato molto, come ha toccato me, del resto. Ce l'hanno in tanti sulla coscienza. Se non è vero che lo conosce, glielo dica. Non lo assecondi, mi raccomando. Da quanto tempo è qua? Da più di un anno. Vede, sta sempre all'aperto. Abbiamo dato la stanza più grande, ma lui niente, dice che soffoca. Persino la notte, l'estate scorsa, voleva dormire fuori. Mi scusi, ma io cosa gli devo dire? No, lei non dica nulla. Sarà lui a parlare. Lei l'ascolti. Gli farà bene. È calmo. Stia tranquilla.
come stai? È bello qua. C'è verde e silenzio. Come a casa tua. Dove l'avete sepolto? In un piccolo cimitero ad Hammamet. Ah, per questo non lo trovavo. L'hai cercato? Perché l'hai cercato? I nonni lo so dove stanno. Mi ero fatto la piantina. Loro li so trovare. Mio padre no. Non so dov'è. E nessuno me lo dice. Perché mi hai chiamato? Tu l'hai conosciuto, mio padre? Ne avevo sentito parlare. Quel giorno ero nel suo ufficio. Lui stava lì sul balcone. Leggeva un giornale, una lettera, non me lo ricordo. Mi dava le spalle. Io mi sono avvicinato piano. Per questo non mi ha sentito. Non si è nemmeno voltato quando l'ho spinto giù. Poi mi sono affacciato per essere sicuro che fosse morto. Ma che stai dicendo? Era un criminale. E io l'ho fatto diventare un martire. Io, mio padre, ho provato a salvarlo. Non ci sono riuscita. Qui dentro c'è tutto quello che lui non ha mai detto a nessuno. Nemmeno a te. Mettila via. Che se quelli la trovano, la usano per sporcare il nostro paese. Vattene. C'è speranza che guarisca. I malati di mente non guariscono, perché non sono malati. Grazie, dottore. Lo conosce da molto? Gli vuole bene? È la prima volta che lo vedo.
Thank you.